I successi di Maserati e Pirelli insieme continuano con Nino Farina a Parigi, in Svizzera, a Monte Carlo. 1949. Alla ripresa delle competizioni sulla rinnovata pista di Monza, la Pirelli è grande protagonista. Equipaggia infatti sia le Maserati che la nuova casa italiana emergente, la Ferrari. La tecnologia maturata nella lunga esperienza con Maserati consente questo nuovo abbinamento vincente. Tre successi con Ascari e Villoresi sulla Ferrari 125 sono il preludio ad un vero e proprio dominio. È infatti gommato Pirelli il primo grande successo storico della Ferrari nel nuovo campionato mondiale, a Silverstone con Froilan Gonzales nel 1951. E nel 1952 e 53, due titoli mondiali consecutivi con Ascari sono il suggello di ben 14 vittorie in due anni, 7 su 7 nel 52 e 7 su 8 nel 53.